aiuti? Mi aiuti a piegare le lenzuola? Ecco che l'incubo iniziava nei pressi del ferro da stiro. Io a un capo e lei all'altro. A separarci come un ponte sospeso, lui, il lenzuolo matrimoniale. Metri e metri di infinita stoffa. Presagio nefasto. Piegare perfettamente a metà. Ripiegare ancora a metà. Infine, far combaciare l'orlo nel mezzo della metà e della metà. Il dilemma ha fatto stoffa. Afferralo bene ora, eh? Bene! Sei pronta? Ok, tira! Eri mia madre. Dopo essere partita dal Veneto, su un camioncino insieme ai polli, essere stata presa in giro a scuola dai brianzoli, la terrona, è arrivata la terrona del nord, aver partorito due gemelli e subito poco dopo essere partita per il Medio Oriente tra gli scorpioni e una guerra in atto. Ecco, mia madre cominciava a tirare con una forza che mi trascinava a sé e si arrabbiava se non facevo lo stesso. Le lenzuola dovevano essere perfette, perché poi avremmo dormito tutti meglio. La lezione sottintesa era la seguente. Porta pazienza. Cerca di dare il tuo meglio. Fai fatica e fatti valere. Tira! 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 Tira più forte! Tira! Perché poi nel letto ci si riposa, si fa l'amore, si partorisce, si salta, si sogna e si muore. Il lenzuolo, il ponte. Thank you.
Gli occhi di Rasema sono d'acqua. La goccia che si dondola si stacca, cade sulla pietra e poi si spacca. Ma mille gocce spaccano la pietra. Il veleno del serpente è fatto d'acqua. Le vene delle gambe sono d'acqua. Il fiume porta tutta l'acqua al mare, eppure sempre pieno rimane. Agua de cielo, agua de fuego. Agua de cielo, agua de fuego. Cosa che non sappia di rabbia, trovammo due pepite nell'acqua, sto affogando nei tuoi occhi d'acqua, tutto viene, tutto torna.